Che vuol fare? Che vuol fare di questo Foggia Calcio, assieme naturalmente ai Sannella, che resteranno proprietari del 50%, sempre che si arrivi al closing però, eh? Guardi, noi abbiamo trovato un accordo con la famiglia Sannella, che secondo noi ha fatto un ottimo lavoro fino a questo momento nella gestione del Foggia Calcio, abbiamo condiviso dei programmi e andremo avanti su questi programmi che sono stati discussi e stabiliti insieme. Senta, il closing dovrebbe arrivare entro il 15 dicembre o sbaglio? Guarda, preferisco non dare date precise, entro il mese di dicembre. Chi c'è alle sue spalle? Lei rappresenta cosa? Cioè, questa è una società che noi abbiamo creato nel 2013 che ha diverse componenti. Siamo noi come soci di maggioranza all'interno del gruppo. Poi c'è una persona che si chiama Ron Burkle, che è un finanziere americano molto conosciuto nel suo settore, che sia il settore sportivo che quello della grande distribuzione in America, e c'è un'altra persona che è il gruppo Podesta, con Anthony Podesta, che è un lobbista di Washington molto conosciuto negli Stati Uniti, insieme a un avvocato che ha gestito un po' insieme a noi l'operazione, e il capo di Podesta in New York, Marty Edelman, che è anche consigliere di amministrazione del Manchester City. Cioè, questa è la componente, diciamo, societaria. No, io ripeto, non vorrei non discutere di cifre in questo momento, ma c'è un budget che è stato già approvato dalle due parti e su cui noi andremo avanti, per cui è naturale che si è discussa anche la parte finanziaria. Tutto il rispetto che c'è per il presidente Casillo, che peraltro è un amico di mio padre da tanti anni e è nostro, ma non è assolutamente coinvolto in questa operazione. Questa è un'operazione che è stata fatta da noi con i soci esclusivamente di F-Holding. Assolutamente sì, e questo è un programma che abbiamo in comune, cioè fare questo investimento per poter andare in Serie A. Non penso che uno faccia, diciamo, investimenti per rimanere, diciamo, in una situazione di precarietà o di mediocrità. Cioè, quando uno fa un investimento nello sport si aspetta di poter vincere il più possibile. Almeno questo è dal nostro punto di vista e penso che sia condiviso anche dalla famiglia Sannella. Quindi fissando l'appuntamento per il tifoso foggiano, 2020 il Foggia in Serie A. Speriamo di sì, faremo tutto il possibile per arrivare a questo obiettivo. Però per ora, in questo momento, c'è un interesse sportivo. Poi vedremo magari successivamente se ci saranno altre opportunità. Per ora siamo concentrati su questa avventura che comincerà a breve nel Foggia Calcio. Penso che ci attrezzeremo bene per competere in Serie B e per portare questa squadra ai massimi livelli. Questo è il nostro programma. E per quello che riguarda noi, io penso che la famiglia Sannella abbia già provato quello che hanno realizzato con questa squadra. Per quello che riguarda noi, l'unica cosa che io chiedo al pubblico e ai tifosi è valutate sui fatti, non sulle storie di 10 anni fa, sentito dire su altre persone che fanno un commento o un altro. Noi siamo disponibili alle critiche, però su fatti che sono realmente accaduti, non su fantasie.